Nuovo appuntamento per quanto riguarda le fonti TV Week, in questo caso penale di impresa TV Week, per parlare oggi della riforma della crisi di impresa. Nel 2021 un nuovo codice della crisi di impresa dell'insolvenza sostituirà la legge fallimentare del 1942. In realtà questo passaggio sarebbe dovuto accadere già quest'anno, ma a causa dell'emergenza sanitaria in corso il nuovo codice è entrato in vigore solo parzialmente, essendo la sua operatività definitiva slittata al 1° settembre 2021, per l'appunto. Nel corso della trasmissione di questi 30 minuti circa capiremo quali sono gli indicatori dello stato di crisi e passeremo in rassegna le principali novità introdotte con la riforma, e lo faremo grazie e con l'aiuto, insomma, dei nostri ospiti che sono già in collegamento con noi. Allora io saluto e ringrazio per la disponibilità l'avvocato Giorgio Perroni, penalista e founding partner dello studio Perroni e Associati. Avvocato, buongiorno e grazie per essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi. E un saluto e un ringraziamento anche a Fabio Montagna, chiedo scusa, professionista con una ultra ventennale esperienza nel settore bancario, maturato in 3 diversi istituti di credito, tra cui da ultimo in Credit Agricole Italia. Fabio, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie. E allora, siamo pronti per partire e io rimarrei da lei, Fabio Montagna. Partiamo da lei e proviamo innanzitutto a capire quali sono gli indicatori di rischio crisi. Parliamo di questo, parliamo della crisi d'impresa, e allora spesso lo facciamo anche per i mercati finanziari, insomma, gli indicatori di crisi. In questo caso, in questo specifico argomento, quali possono essere? Montagna. Eccoci. Allora, io credo che la cosa più importante sia la conoscenza. È importante conoscere le aziende, parlo per quella che è appunto la mia esperienza in questi anni. Avere il polso di come va l'azienda costantemente, andare fisicamente a trovarla. Le faccio un esempio banale: quando tu vai in un'azienda, vedi i camion che arrivano, i camion che escono, capisci il movimento che c'è, ti rendi conto di quanto quell'azienda sia effettivamente operativa. E poi bisogna conoscere l'imprenditore, il management. A volte l'imprenditore e il management non sono la stessa persona, a volte sì, dipende dalle dimensioni dell'azienda. Insomma, bisogna capire che è importante la continuità. Aziende che cambiano spesso management sono aziende che normalmente magari hanno qualche problema, perché evidentemente la continuità nelle scelte strategiche è fondamentale. Bisogna conoscere i principali clienti, i principali fornitori di questa azienda, perché diciamo la storicità e la continuità delle relazioni anche con i principali stakeholders è molto importante. Questi sono elementi, diciamo, qualitativi che una buona conoscenza, una relazione che dura nel tempo. Io per esempio ho avuto la possibilità di incontrare aziende lavorando in 3 banche diverse, quindi ho potuto testare nel tempo questi elementi. Bisogna conoscere il contesto competitivo in cui le aziende operano, quali sono i principali concorrenti, quali sono le dinamiche, quali sono i trend che possono cambiare lo scenario. Ad esempio, in questo anno particolare, il 2020, il Covid ha cambiato molto la fisionomia. Ci sono settori che prima del Covid erano considerati più deboli, adesso magicamente sono diventati settori più appealing, perché comunque questa situazione straordinaria ha modificato un po' la percezione di rischio anche settoriale. Quindi la conoscenza dell'azienda, del suo diciamo posizionamento strategico, di come si muove, della sua continuità, sono gli elementi fondamentali per avere un quadro preciso, perché chiaramente se ci fermiamo al bilancio, che rappresenta sempre una fotocopia del passato, abbiamo una visione molto molto parziale. Oltre a degli indicatori qualitativi, come ho appena rappresentato, che attengono appunto alla conoscenza dell'azienda, esistono poi anche magari e qui mi metto nell'ottica della banca, dei dati un po' più quantitativi, diciamo, che rappresentano, possono identificare situazioni di difficoltà. Voi sapete, come dicono gli americani, che alla fine cash is king, no? Le aziende vanno in difficoltà quando hanno un problema di cassa, perché un conto è la performance economico-reddituale, un conto è la cassa. Per cui va bene guardare quanto fattura un'azienda, va bene guardare qual è il risultato netto, ma gli indicatori principe sono quelli di redditività. È importante vedere, per esempio, come l'azienda gestisce la propria dinamica degli incassi. Se io ho un'azienda e vedo che nel tempo le percentuali di insoluto sul portafoglio presentato aumentano, piuttosto che comunque i flussi di bonifici in entrata
serata diminuiscono, mi devo preoccupare perché l'azienda magari può avere una performance economica fantastica, ma avere una tematica finanziaria molto, molto importante. Da questo punto di vista, se vogliamo stare più sui numeri, diciamo la centrale rischi, che è quello strumento messo a disposizione del sistema bancario, che diciamo dà una fotografia di come tutto il sistema si relaziona con l'azienda, è sicuramente un ottimo indicatore per vedere come l'azienda performa. Fornisce dati mensili, è chiaro che se tu guardi da un anno all'altro e vedi che magari la percentuale di utilizzi sugli accordati è aumentata significativamente oppure il totale degli accordati è diminuito significativamente, vuol dire che c'è un problema di tensione. Se andiamo più strettamente, diciamo, su una dimensione proprio numerica e di indici, l'indicatore principe che le aziende bancarie usano per guardare lo stato di salute di un'azienda è il famoso rapporto PFN su EBITDA, cioè posizione finanziaria netta su diciamo reddito operativo, semplifico. E questo è un rapporto che idealmente dovrebbe stare in un orizzonte che sta tra lo zero, perché se tu hai debiti zero e zero, e diciamo un numero intorno al 3. Quando ci si avvicina al 4, quando si supera il 4, questo numero rappresenta può testimoniare una situazione di stress. Anche qui bisogna conoscere l'azienda, bisogna conoscere il settore in cui opera, perché aziende di diversi settori possono avere performance diverse, quindi lo stesso indice va calato nel contesto specifico in cui l'azienda opera. Un altro indicatore che, se vogliamo, ha più un approccio forward looking, che consente di vedere come l'azienda, diciamo, riuscirà a sostenere i propri pagamenti e, diciamo, la propria capacità finanziaria nei prossimi mesi, è quello che si chiama in inglese DSCR, Debt Service Cover Ratio, che è un indicatore che praticamente previsionale a 6 mesi, che diciamo fa vedere, identifica la capacità dell'azienda di produrre cassa proprio a servizio del debito finanziario. Idealmente questo valore deve essere minore di 1, cioè vuol dire che l'azienda produce più cassa di quella che consumerà nei prossimi 6 mesi. Ripeto, questi sono esercizi, diciamo, un po' più analitici, che consentono magari alle direzioni crediti delle banche di fare un'analisi un po' più numerica della performance dell'azienda. Però ritorno a quello che ho detto prima, cioè l'importante è conoscere l'azienda, vederne il suo percorso, vedere dove va, in che direzione sta andando. Le scelte imprenditoriali vanno misurate nel tempo e quindi occorre questo tipo di analisi. Poi a livello di indicatori è chiaro che chiaramente la patrimonializzazione di un'azienda è un elemento molto importante. Più l'azienda è patrimonializzata, più è in grado di sostenere momenti di stress. E quindi bisogna avere, diciamo, una visione complessiva di quelle che sono le due parti. Beh, ha citato prima l'espressione. Ripeto. Prego. No, faccio finire la riflessione, è andato via per un attimo l'audio e quindi mi ero intervenuto io, prego. No, dicevo, chiudo dicendo che bisogna avere appunto la conoscenza del posto dell'azienda, questo è quello che ti fa capire veramente dove sta andando l'azienda e quindi se può entrare in un momento di difficoltà oppure se è un passaggio temporaneo da cui si esce rapidamente. Prima ha citato cash is king come espressione oltreoceano a proposito della conoscenza di quanto è importante, allora possiamo anche aggiungere knowledge is power, altra espressione piuttosto forte, insomma, che viene utilizzata appunto oltreoceano, comunque in inglese. Allora, andiamo. Vengo da lei, avvocato Perroni, per passare in rassegna i riflessi penalistici. Quindi, quali sono le principali novità, i punti cardine del nuovo codice della crisi d'impresa? In particolare, quali sono gli obblighi posti a carico dell'imprenditore e degli organi di controllo societari? E ancora, tanto poi avrà tempo di rispondere alla domanda, quali sono le conseguenze penali che discendono dall'inadempimento di tali obblighi. Prego, avvocato. Ok, allora, anzitutto, secondo me, dobbiamo chiarire che questa legge nasce con un obiettivo ben preciso, no? Che è quello di consentire alle imprese in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, proprio per evitare l'insolvenza e quindi per attivare tutti quegli interventi previsti dalla legge affinché si
metta in campo un tempestivo intervento risanatore, in modo tale appunto che si eviti sostanzialmente l'insolvenza e quindi il fallimento. Dal punto di vista penalistico, noi abbiamo due tipologie di modifiche. Una prima tipologia, sicuramente più importante, che incide indirettamente sull'accertamento della responsabilità penale, è invece una serie di modifiche che hanno un'immediata valenza penalistica. Partiamo dalla prima. Diciamo, le prime modifiche sono di carattere normativo e hanno come obiettivo proprio quello di rendere perseguibile l'intento del legislatore, quello cioè di consentire alle imprese in difficoltà di ristrutturarsi in una fase precoce. In particolare faccio riferimento all'obbligo che il legislatore ha imposto prima di tutto agli amministratori di diciamo, di predisporre un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, proprio in funzione della rilevazione tempestiva dello stato di crisi e della perdita della continuità aziendale. Quindi abbiamo questo primo obbligo di predisporre questo assetto organizzativo con quell'obiettivo. Lo stesso legislatore ha poi stabilito che l'amministratore, alla luce di questo assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, sappia tempestivamente rilevare quelli che sono gli indici della crisi a cui prima faceva riferimento il collega e possa quindi attivarsi senza indugio per l'attuazione di quegli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi. Questo è l'obbligo sicuramente più importante, che sostanzialmente non grava solo sugli amministratori, ma grava, seppur in misura diversa, sugli organismi di controllo. Mi riferisco ai sindaci, ai revisori contabili e alla società di revisione, i quali hanno proprio il compito, anche questo normativamente stabilito nel codice, di vigilare sulla adeguatezza di questo assetto organizzativo. Hanno quindi il compito di valutare se effettivamente l'imprenditore ha adempiuto quell'obbligo. E poi hanno il compito di una immediata segnalazione all'organo amministrativo di eventuali segnali di crisi. Quindi, da un lato devono verificare se l'imprenditore ha correttamente adempiuto a quell'obbligo, dall'altro, devono loro stessi segnalare all'amministratore eventuali segnali di crisi. Qualora gli amministratori, e questo è un aspetto importante della norma, non rispondano alle sollecitazioni, nel senso che, malgrado la segnalazione degli organi di controllo, non si attivino, spettano proprio ai sindaci, spetta proprio ai sindaci, ai revisori o alla società di revisione quello di attivare l'organismo di composizione della crisi dell'impresa e quindi di fare loro ciò che dovrebbero fare gli amministratori. Quali sono, e arriviamo alla seconda parte della domanda, Sì. i riflessi penalistici di questi obblighi? Il riflesso penalistico è quindi un allargamento sostanzialmente della posizione di garanzia che già sussiste in capo sia agli amministratori che agli organi di controllo. Sia gli amministratori che gli organi di controllo sono garanti della regolarità dell'attività dell'impresa e la violazione di questo obbligo di garanzia tende a riflettersi anche sulla possibile commissione dei reati, in particolare dei reati di natura societaria, se cioè l'attività non è un'attività corretta, se l'attività dell'amministratore o del sindaco non è un'attività rispettosa dei principi contenuti nel codice civile e in virtù di questa non correttezza si commettono dei fatti illeciti, il legislatore prevede per gli amministratori e i sindaci la violazione di quest'obbligo di garanzia e gli attribuisce quindi il reato che nasce
dal non corretto adempimento dell'obbligo. Qui è stato introdotto un obbligo in più, proprio quello che nasce dalla necessità di porre in essere questo adeguato assetto contabile ed amministrativo, la cui violazione può essere causa dell'insolvenza e quindi, per esempio, di una bancarotta impropria, di un reato societario, il che tende a allargare la sfera di responsabilità anche all'ipotesi in cui quel determinato reato societario sia stato commesso in violazione di quest'obbligo. Se cioè, per esempio, l'amministratore non diciamo tempestivamente evidenzia la crisi e questa mancata evidenziazione fa sì che la società continui a operare aumentando quindi lo stato di insolvenza e causando quindi ai creditori un danno notevole, ecco che questa mancata attivazione gli può essere addebitata sotto forma di bancarotta fraudolenta, per esempio impropria, che vuole un amministratore sempre vigile nel accertare un regolare equilibrio finanziario della propria azienda, in modo da evitare non solo l'insolvenza ma il protrarsi dello stato di insolvenza. E lo stesso per gli organi di controllo, che hanno appunto il compito di verificare se effettivamente quest'obbligo è ben adempiuto, e hanno il compito anche loro di verificare se sussiste quell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario che deve sempre essere presente nel corso della vita dell'azienda. Ecco, a proposito di obblighi ben adempiuti, ovviamente insomma la seconda parte della prima domanda ne presuppone anche una coda, diciamo, nel senso che il codice della crisi introduce, avvocato, poi delle misure anche premiali di natura penalistica per l'imprenditore che appunto, al contrario dell'esempio che abbiamo fatto prima, adempie invece agli obblighi che lei ha appena ricordato. È tutto, vede, tutto collegato, no? Eh sì. Cioè quell'obbligo che viene introdotto dal legislatore e che può costituire anche la causa di una responsabilità penale, è però anche quell'obbligo che, se adempiuto, può determinare dei vantaggi premiali. Quali sono questi vantaggi premiali? Abbiamo una causa di non punibilità e quindi una situazione in presenza della quale l'amministratore o il sindaco non sono punibili, il reato non è a loro addebitabile, o una diminuzione di pena, a una circostanza d'effetto speciale che determina una riduzione della pena sino alla metà. Si applica una serie di reati importanti: bancarotta fraudolenta semplice, bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta societaria, ricorso abusivo al credito, e proprio è legata all'attività, alla pronta attivazione, diciamo così, dell'imprenditore nella identificazione della crisi dell'impresa e quindi nella sua soluzione. Cioè l'imprenditore deve aver prontamente identificato la crisi dell'impresa, deve aver tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione della crisi d'impresa, il cosiddetto OCRI, o la domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal codice. Se questo, diciamo così, avviene, e avviene però entro un termine predeterminato, è un termine previsto dal legislatore che varia, ma che comunque, diciamo, è previsto dalla legge, proprio perché delle misure premiali devono essere diciamo così applicate in virtù e a causa, o meglio in conseguenza, di un comportamento virtuoso, e quindi si chiede all'imprenditore una attenzione spasmodica su questi aspetti e un'attivazione entro 3 o 6 mesi da quando quell'indice della crisi si è manifestato. Ebbene, se questo si verifica, si crea il primo presupposto per poter accedere a queste misure premiali, che appunto sono due: o la causa di non punibilità, o la circostanza d'effetto speciale, o la riduzione
e quindi la riduzione della pena. Queste due misure hanno lo stesso presupposto, cioè la identificazione e l'attivazione, ma poi richiedono, diciamo, hanno requisiti diversi, nel senso che per quanto riguarda la causa di non punibilità è necessaria non solo quell'attivazione di cui ho parlato prima, Sì. ma è necessario che il danno non sia di speciale tenuità e soltanto in questo caso si può accedere alla causa di non punibilità. Per quanto riguarda invece la riduzione della pena, la circostanza attenuante che comporta la riduzione della pena si richiede che al momento dell'apertura della procedura il valore dell'attivo inventariato offerto ai creditori assicuri il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari, e poi si richiede anche che il danno complessivo non superi la somma di 2 milioni di euro, soltanto laddove ricorrono questi due requisiti, oltre a quello di cui in precedenza parlato, e cioè dell'attivazione, il giudice potrà applicare la riduzione della pena sino alla metà. Ma sono comunque misure premiali importanti, non previste nella, diciamo così, vecchia legge fallimentare, che si inquadrano all'interno di quella filosofia che io ho ricordato in precedenza. Rimango ancora da lei, avvocato Fabio Montagna, non mi sono dimenticato di lei, arrivo anche da lei, però avevo un'ultima domanda per l'avvocato, e cioè la disciplina introdotta con il codice della crisi d'impresa. Cerchiamo di capire come si riflette anche sul tema della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e qui ex decreto legislativo numero 231-2001. Avvocato. Allora, ci sono sicuramente moltissimi punti di connessione, no? Tra la disciplina 231 e la disciplina introdotta con il codice della crisi, che si riflette indubbiamente sul tema della responsabilità degli enti ex articolo 231. Entrambi i sistemi normativi si fondano sulla logica preventiva, questo non c'è dubbio. Il sistema 231 si fonda sulla logica preventiva di diciamo, prevenire il rischio di commissione di uno di quei reati presupposto che sono poi indicati dal legislatore. Il codice della crisi si fonda su una logica preventiva che attiene alla prevenzione dell'insolvenza. La logica preventiva è identica. E ciò che in qualche modo si tende a colpire anche è identico, cioè la colpa di organizzazione. La colpa di organizzazione è alla base della responsabilità ex articolo 231. Quando tu non predisponi un modello adeguato, la colpa di organizzazione è alla base sostanzialmente del codice della crisi d'impresa, quando tu non predisponi un assetto contabile amministrativo adeguato. Quindi questi sono i punti di contatto. Ci sono ovviamente delle differenze, nel senso che dal punto di vista 231 la mancata osservanza dell'adozione del modello determina una responsabilità amministrativa diretta. Per quanto attiene invece al codice della crisi, questo codice della crisi che impone questo assetto contabile adeguato non determina, in caso di violazione di quell'obbligo, una responsabilità ex articolo 231. I reati fallimentari non sono reati presupposto, non sono reati ricompresi nel catalogo dei reati presupposti rilevanti ai sensi dell'articolo 231, ma comunque possono, diciamo, la violazione di quell'obbligo può determinare indirettamente una responsabilità ex articolo 231 nel momento in cui, per esempio, la violazione di quell'obbligo diventa essenziale ai fini della commissione di un reato, faccio l'esempio del falso in bilancio, a sua volta rilevante ex articolo 231. Quindi
sostanzialmente ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale i due ambiti di responsabilità convergono su alcuni punti, divergono su altri, ma anche laddove divergono, nel senso che non c'è una responsabilità diretta ex articolo 231 per la violazione degli obblighi introdotti dal codice della crisi, in realtà quell'adempimento dell'obbligo può avere indirettamente un'efficacia ai sensi della 231 nel senso che io ho prima spiegato. In sostanza, l'impresa oggi deve avere un adeguato assetto organizzativo, sia sotto il profilo del MOG, del modello, sia sotto il profilo amministrativo contabile. Questo adeguato assetto organizzativo, secondo me, si fonda essenzialmente su tre elementi: la segregazione delle funzioni fra organo gestorio e organo di controllo, l'elaborazione e l'implementazione di quelle procedure volte alla rilevazione e condivisione delle informazioni, l'impiego di strumenti e sistemi informatici per la raccolta e la gestione dei flussi informativi. È essenziale avere la conoscenza di quello che accade all'interno dell'impresa, è essenziale che vi siano quindi dei flussi informativi adeguati in modo da permettere agli organi gestori e agli organi di controllo di svolgere la loro funzione di verifica preventiva non solo della commissione dei reati, ma della individuazione dei segnali di crisi. Ottimo, grazie avvocato, grazie anche per avermi in qualche modo anche indirettamente corretto, perché prima ho detto 231, secondo me invece, ovviamente, come ha ripetuto più volte, parliamo del modello 231. Montagna, a questo punto torno da lei per chiederle come le banche possono farsi parte proattiva per evitare che le situazioni diventino patologiche, posto che, come detto, la nuova disciplina è ispirata a una logica di prevenzione. Montagna. È corretto, giustamente, come ha detto anche l'avvocato Perroni, le parole chiave sono conoscenza, prevenzione, tempestività, comportamenti virtuosi. Questi sono, diciamo, i mantra per far sì che le situazioni non diventino problematiche, non si vadano nelle procedure e quant'altro. Le banche in questo senso hanno un ruolo fondamentale, perché soprattutto le banche più esposte normalmente cosa diventano? Diventano dei soci più che dei finanziatori, perché hanno livelli di debito a volte superiori anche ai livelli di equity. Quindi in questo senso le banche devono consigliare l'azienda a seguire percorsi virtuosi, devono portare l'azienda a fare dei passaggi che possono far emergere delle situazioni di crisi. È chiaro che le aziende sono un po' resistenti a questo tipo di discorso, perché chiaramente si vuole tenere un po' distinto il ruolo, però la banca proattivamente deve convincere l'azienda ad apprendere alcune strade che possono appunto semplificare i problemi futuri. Uno dei passaggi, una delle cose che le banche possono fare, ad esempio, è convincere l'azienda a dare a una società di consulenza o una Big Four un incarico che si chiama IBR, Independent Business Review, diciamo un'analisi del business aziendale fatta in maniera critica e, diciamo, asettica da un soggetto esterno che è in grado di identificare quelle che sono le principali criticità del business. Ad esempio, nelle aziende multibusiness, nel comparto, diciamo, in Italia mid cap ce ne sono diverse, magari possono avere alcuni business performing che vanno bene e magari uno o due business più deboli, e quindi in un'ottica, diciamo, di salvare il perimetro complessivo del gruppo, è importante identificare i settori performing da quelli non performing per poi valutarne magari una dismissione a beneficio di tutto il gruppo. Queste analisi normalmente devono essere fatte da soggetti esterni che in maniera appunto più asettica, più fredda e più lucida riescono a valutare le performance di un'azienda, che non magari l'imprenditore che, come dire, strutturalmente non vorrebbe mai staccarsi dai suoi dai suoi bambini, se mi consente questa espressione. Sì. Diciamo, un altro, chiaro, non è un passaggio facile, ripeto, perché le aziende spesso sono refrattarie. Un'altra, diciamo, intervento, suggerimento che le banche possono
possono fare, che ho visto anche nella mia esperienza essere molto utile, che per certi versi è anche un po' più light del precedente, è la nomina in condivisione di una figura esterna. Spesso si usa l'acronimo di CRO, Chief Restructuring Officer, cioè un manager esterno che entra, diciamo, nel consiglio di amministrazione o nella governance dell'azienda e riesce a dare delle indicazioni strategiche anche qui in maniera un po' più diciamo distaccata. È importante fare questo perché appunto molte volte l'imprenditore ha bisogno di qualcuno che gli dia dei consigli un po' out of the box, non è delle solite persone che lo circondano e che tendono tendenzialmente a dirgli sempre di sì. È importante avere una voce esterna, una voce un po' più critica, una voce che magari ti consente di andare a fare l'analisi specifica, come dicevo prima, con per esempio un IDR, dove si definisce in maniera concreta lo scopo work, quello che va visto, quello che va bene e non va bene, in modo da poter portare in un consiglio, diciamo, di amministrazione tutti gli elementi per poter fare una valutazione e traguardare magari meglio un momento di crisi e dare uno scenario futuro di maggiore solidità e di stabilità all'azienda, con le premesse che facevo all'intervento precedente: obiettivo, stare attenti alla cassa, perché è sempre quello l'elemento che poi determina la solidità dell'azienda. Grazie Fabio Montagna. Siamo verso la chiusura, avvocato, però torno da lei per un'ultima domanda molto brevemente, se riesce. Abbiamo visto che sono previste tutta una serie di novità e, per completare un po' il quadro, l'introduzione della nozione di gruppo di imprese nel nuovo codice della crisi. Ecco, quali sono le implicazioni penali, insomma, in questo caso, che può avere? Nel codice della crisi per la prima volta vi è una definizione legislativa di che cosa si intende per gruppo di imprese, no? Adesso, andando al concreto, il gruppo di imprese, c'è la holding con le imprese controllate, legate, che hanno e sono legate alla holding da un vincolo partecipativo. Questo da sempre è stato considerato penalisticamente un elemento rilevante. Perché? Perché, come sappiamo, esiste l'autonomia giuridica di ogni singola società che fa parte del gruppo e ogni atto va valutato rispetto a quelli che sono gli interessi dei creditori delle singole società. Quindi anche i rapporti infragruppo fanno sì che la valutazione dell'atto debba essere connessa all'interesse della singola società. In realtà, però, già prima della definizione legislativa del gruppo, dal punto di vista penalistico, si dava rilievo alla circostanza che quell'atto, seppur diciamo così, non immediatamente favorevole alla società che lo pone, parlo per esempio della cessione di un bene, possa poi essere stato fatto con la possibilità che quell'atto possa avere degli effetti favorevoli per la società che lo ha compiuto in virtù della sua, diciamo così, partecipazione all'interno del gruppo. È la teoria dei vantaggi compensativi, no? Per cui se una società pone in essere a favore di un'altra società del gruppo un qualcosa, un atto di disposizione che lì per lì non è favorevole per quella società, ma lo pone in un'ottica di gruppo con la previsione di ottenere all'interno poi di questa sua partecipazione un effetto favorevole, diciamo il legislatore e la giurisprudenza avevano ritenuto che questo potesse essere elemento tale da escludere la responsabilità penale per quell'atto. Diciamo che questo elemento importante, che prima dell'entrata in vigore del codice era un qualcosa limitato, per esempio, alla, o comunque diciamo certo per un tipo di reato, l'infedeltà patrimoniale, mentre si discuteva se potesse valere per esempio per la distrazione o la dissipazione, oggi con la sua consacrazione normativa e con l'affermazione di tale principio anche nell'articolo 290 del codice della crisi, costituisce un principio di carattere generale
che quindi noi penalisti potremmo tentare di sfruttare non solo limitatamente a quei reati che originariamente venivano considerati come non punibili alla luce di questo vantaggio compensativo, ma estendendo la possibilità appunto di chiedere in virtù di questo vantaggio compensativo la non punibilità per reati anche diversi da quelli originariamente previsti. E allora grazie ancora a Giorgio Perroni, penalista e founding partner dello studio Perroni Associati, e come abbiamo già salutato poco fa anche Fabio Montagna, professionista con ultraventennale esperienza nel settore bancario, ultimo in Credit Agricole Italia. Grazie a entrambi per questa chiacchierata, ovviamente buon lavoro e buon fine settimana. E allora finisce qui la nostra TV Week per quanto riguarda la mattinata di oggi, ricordiamoci insomma sul penale d'impresa. Noi adesso andiamo in break pubblicitario, al rientro torniamo a concentrarci ovviamente sui mercati azionari e su quello che sta accadendo in Europa.